Ciao ragazzi, cicale a parte, sono qua per fare l'unboxing di quello che ho comprato ieri allo Sbarassu, quel sacchetto che mi avete visto in mano nel corto. E adesso andiamo subito a farlo e anche se sono tornato allo Sbarassu non ho trovato più nient'altro, quindi vi beccate l'unboxing fatto sulla poltrona fuori perché è l'unico posto dove c'è un po' di luce. Senza voler fare pubblicità a questa gioielleria, è una gioielleria di Chiavari, e ho comprato un bellissimo orologio della Sector Esercito Fogo. Vedete già la custodia, una custodia premium. Infatti questo è una edizione numerata, ma detto non so neanche lui se è limitato oppure no, però sicuramente è numerata. Andando ad aprire la custodia, è una bellissima confezione, vedete, si apre in questo modo. Troviamo, va bene, queste sono le maglie che hanno tolto perché me l'hanno fatto la regolazione proprio sul mio polso, quindi hanno tolto già delle maglie, anche se io ho voluto farlo io, ho averle tenute. Poi c'è la, lasciamo un po' tutto qua visuale, la garanzia. Qui sono tutte le cose, come si imposta la data. Allora, perché questo è un orologio digitale, non è analogico, è nel senso funziona tramite la batteria. Questo deve essere il aspetto, provo a tirarlo fuori. Questo è lo strumento per poter togliere le maglie nel cinturino, per poterle regolare come uno vuole, nel caso uno fosse capace. Qui c'è, non lo tiro fuori, non tiro fuori tutto. Qui ragazzi vi faccio vedere che c'è un cinturino in pelle rossa, ma la parte forte, la parte bella chiaramente di tutto il nostro, la nostra scatola è il mio orologio. Nuovo orologio della Sector, vedete che già messo a posto con l'orario sulle 12 e 17, e questo mostra infatti le 12 e 17. C'è il datario, il 14, si vede, ecco, datario 14, vedete il simbolino della Folgore qua sopra, Sector. Bisogna fare attenzione perché questo è un vetro normale, non al quarzo, quindi non vorrei farvi guai. Poi pian pianino mi studierò i vari pulsanti secondo le istruzioni che sono scritte in quel foglietto. Adesso era soltanto per farvi vedere questo bellissimo gioiello, perché non è un orologio, è un gioiello. Guardate, si vede che non è dorato, sembra dorato, ma in realtà non è dorato, è spazzolato la parte esterna e lucida la parte interna. La chiusura di sicurezza, vedete, ho aspettato voi per poter fare l'unboxing, quindi vedete che qua c'è ancora la plastica. Qui c'è la chiusura, chiaramente, che fa click, e questo ci va sopra perché è sempre un orologio impermeabile, quindi per evitare che si possa perdere in mare o da qualche altra parte. Vedete, dall'altra parte sulla cassa c'è ancora la plastica, non l'ho tolta. Adesso, se volete, la togliamo insieme. Dai, togliamola insieme, che così facciamo anche un po' di show. Eccola qui, tolto la plastica, mettiamo qua, e non so se riuscite a vedere, ma qua c'è scritto 1767 su 2000. Spero di riuscire a farvelo vedere. Poi dopo ci sono tutte le varie caratteristiche, design in Italy. Poi io sto guardando anche io adesso, ecco, guardate, c'è scritto, non so se riuscite a vederlo in questa zona, water resistant 10 atmosfere. Poi c'è chiaramente il logo della Sector, No Limits e Folgore. Mi piaceva l'orologio, mi piaceva anche, ci sono tutti i vari numeri seriali, adesso non sto più a guardarli tutti. Comunque adesso faccio una cosa: l'orologio lo posiziono qua, tolgo l'Apple Watch che mi serve per fare tante cose, ma questo è molto bello. Vedete, me l'hanno già regolato sulla mia mano e sulla mia, sul mio polso, scusatemi, sul mio polso. Eccolo qua l'orologio, molto molto bello. Ha lasciato un po' lasco perché chiaramente io li porto accollati, ma questo l'ha tenuto lasco. Questo, eccolo qua, il mio nuovo Sector della Folgore. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tanti bei mi piace, faccio un mi piace anche con l'orologio nuovo, iscrivetevi sotto nel canale e a Dio piacendo ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!